Benvenuti o bentornati ragazzi, siamo sempre qui nella stessa scrivala, la lira dei druidi, sempre in Irlanda, sempre con il mitico Eivor. Siamo alle prese con l'esplorazione della regione del Connacht. Come vedete nello scorso video abbiamo fatto tutta la parte sud, fino a qua, manca l'abbazia ma la faremo alla fine, con la nostra barca, con il nostro equipaggio, e quel punto qua, anche qua è da razziare con il nostro equipaggio. Per il resto ci manca la parte nord, ovvero questi due punti qua e tutta la parte di qui. Di conseguenza non dilunghiamoci troppo, partiamo subito da questi due punti per poi salire e completare finalmente la regione. Ok signori, siamo a 100 metri dall'obiettivo, è qua dentro. Questo posto è ben sorvegliato. Va bene, andiamo a liberare il tutto. Ho fatto più male io, mi sa sto giro, bello. Non devo farmi confondere. Finito le frecce ragazzi. Ah, anche qua non si può depredare. Ce la fai Evaro? Ok. Ah, c'è il lupo mannaro cattivo. Però riesco a calpestarla? Ok, adesso mi occupo del lupo mannaro, ragazzi. No, l'abbiamo mancato. Porco cane, che violenza! Andare veramente, ci accaniamo su di lui ragazzi. Va bene. No, mamma mia. Ok, sì, Eivor, stai manipolando da nulla. Sì, vabbè, ma... Mi servirebbero delle frecce per riuscire qui. Alleluia. Ok. Ok ragazzi, purtroppo qua per saccheggiare dobbiamo aspettare il nostro equipaggio, quindi anche qui è un altro punto che faremo alla fine. Proviamo ad andare qua, signori, e poi procediamo a nord. Ok, qua siamo a casa della druida Dreide, l'amica di Chara, ragazzi. Qua, cos'è che abbiamo dimenticato? Raccogli. Calore infuocato di un sole cogionato come fa quella miseria infatti. Va bene, ok, grazie. Abbiamo trovato, non so, una pagina del ciclo irlandese. Molto bene. Manufatti ne mancano due, va bene, proseguiamo. Qui abbiamo fatto, qui lo dobbiamo fare queste due con le barche, lo faremo dopo. Adesso signori, andiamo qua, quindi viaggiamo rapidamente qui per poi procedere di qua. Ragazzi, mi sono accorto che qui, prima di arrivare qua, c'è qualcos'altro da fare, c'è l'avamposto commerciale da liberare e altri tesori da prendere, quindi andiamo qui. Yeah.
l'abbiamo mancato. Volevo andare semplicemente. Abbiamo presa? Sì. Ottimo, signori. Vediamo chi è che manca. Andiamo di cattiveria. C'è ancora qualcuno? Ah, qua ci sono i tesori e li deprediamo, ragazzi. Prima di... Ok, ripristiniamo l'avamposto, signori, e controlliamo se abbiamo lasciato indietro qualcosa. Molto bene, avamposto commerciale di Port Alley completato, signori. Avere vero avorio, missione completata, molto bene. Qua abbiamo rubato un opale, signori. Vediamo se ci manca qualcosa. Sì, c'è un tesorino lì, che sarebbe 40 metri. Andiamo a sincerarcene. Eccolo. Molto bene, signori, qua dovremo essere a posto. Adesso procediamo con il nostro obiettivo primario, che era questo. Quindi andiamo qua. Ok, ragazzi, siamo arrivati. Non so cosa sia. Inizierà... Ah, ok, in realtà è dell'altra volta. Dobbiamo combattere, ragazzi. Infieriamo subito sul lupo mannaro, che... Dio buono, che è quello più cattivo, ragazzi. Osti. Via, via, ragazzi. Ancora una di queste... No... Non ci hanno dato il tempo, ragazzi, non ci hanno dato il tempo, dobbiamo reagire. E questo è andato. E questo è andato. Ok, manchi solo tu, caro. Cara. Molto bene, chi c'è ancora che deve disturbarmi? No, basta, nessuno, abbiamo vinto, signori. Ok, opportunità completata, mistero, la prova della Morrigan, che ricordiamo è la nave di Assassin's Creed Rogue. Ok, procediamo, qua abbiamo fatto, questi dobbiamo prenderli dopo. No, questo forse devo prenderlo subito, questi dobbiamo prenderli dopo. Quindi, nell'andare a nord, questa la faremo per ultimo. Andiamo qua, signori. Ok, ragazzi, è qua sotto. Sopra o sotto? Se mi spiega... 31 metri sotto. Ok, qua, ragazzi. Allora, qui c'è un tesoro. E nel pozzo... Non riesco a distruggere, perché ovviamente non ho le frecce. Usiamo un'abilità che ce lo fa distruggere comunque. Qua c'è il forzerino. Andiamo. Ok, mappa. Qua siamo a posto, signori. Adesso questi qua dobbiamo farli alla fine, abbiamo detto. Procediamo qui e facciamo questi. Ok, ragazzi, vediamo se muoio. Ecco, cane, sono proprio
sono sopravvissuto proprio per un non nulla, ragazzi. Ok, un tesoro è qui. L'altro tesoro 27 metri in alto. Devo risalire. Ah, ecco qua. Perfetto, signori, anche qua abbiamo completato. Adesso, io prima di andare nel versante di... Questa è un'altra regione. Prima di andare nel versante di qua e chiudere la cosa, andrei di qua. Perciò farei tutte queste cose. Perciò ci rivediamo a Cash Lore, ragazzi, per prendere queste cose qua. Ok, ragazzi, ho scalato il monte. Siamo a Castle Lore, qua. Adesso vediamo di recuperare tutto il malloppo. Siamo in un posto ostile. Bravissimi che ci sono qua le frecce. Allora, una cosa è lì. Quindi scendiamo. Se Eivor mi fa la cortesia, vabbè, scendiamo di qua. A me ne ho preso, pensavo di aver schivato. Ok, abbiamo detto che qualcosa è dentro qua, ma non mi fanno entrare. Scusami, ma la porta? Ma guarda. Dobbiamo liberare un po' il posto, ragazzi. Ok, ragazzi, abbiamo fatto un minimo di polizia. Cominciamo a vedere cosa riusciamo a raccogliere. 1, 2 e 3. Allora, nella casa qua vediamo dopo, perché non riesco a entrare per il momento. Magari da sotto, vediamo. Ok. Ah, certo, che stupido. Se magari, non so, mi fai spostare qualcosa. Cosa dici? No? Tabù. Ok. Eivor, su, taccati a sto robo, bravo, visto che vedi che ce la fai? Credo che sia intelligente sotto in fondo. Ok, abbiamo preso le brache celtiche, ragazzi, non sto a farvele vedere perché fanno schifo, in ogni caso. Scherzavo, ve le faccio vedere, eccole, inventario. Qua, vedete, fanno schifo, quindi procediamo con le nostre. Ok,
cosa vediamo ancora? Cosa c'è? Quelle due cose qua, che sono la casa là sopra, che non so come si fa, e qua 15 metri. Dove? Ah, ok, qua non l'avevo visto. Le prendiamo. E c'è quella casa là che, boh, non so come si potrebbe fare. Vabbè ragazzi, questo tesorino qua lo lasciamo lì, che tanto è una cosa marginale, non riusciamo a prenderla, ma vabbè, prendiamo questo. Che è qua sopra. Ecco qua. Ok, adesso procediamo di qua, prendiamo queste tre cose, signori. Ma Eivor, ma te che la fetta in che ogni a Yokana salta so. Minchia stets. Allora, una cosa è la... Sì, va bene, scendi pure Eivor, hai fatto una cosa giusta per la... Oh, non l'avevo visto questo! Ok. È andato bene. Deve essere bloccata dall'altra parte. Stai per morire. Mamma, e se muori tu invece? Uno scudo di frecce, ragazzi. Allora, stavamo dicendo 12 metri qua dentro, si apre dall'altra parte, perciò di qua. Ok. Non vedo nulla, io non vedo niente. Oh. E abbiamo preso un altro bel lingotto di tungsteno, ragazzi. Prendiamo quelle due cose qua. Devo passare. Ok, un tesoro è qua. Vediamo, vediamo. E l'altro è di qua, signori. A posto, manca solamente questo qua, purtroppo non riusciamo a prenderlo e per concludere il territorio alla svelta lo lasciamo lì, al massimo torneremo più avanti. Ora dobbiamo proseguire su questo lato e fare queste cose qua. No, ho sbagliato, mi è scappato il dito, ragazzi. Questi mi hanno preso, volevo far tutto sul cavallo io. Vabbè.
Ma non so perché sei visibile, bello. Non è che sei stealth, non sei stealth per niente. Allora, un tesoro è qui. Ah, devo... per forza, devo venire qua ancora col mio equipaggio, ragazzi. Una serie di razzie infinite anche con i miei uomini. Va bene, vediamo se riusciamo a prendere almeno le altre cose. Questo sì, ce lo lascio a prendere, va bene. Qua quindi ci manca quello che lo prenderemo col nostro equipaggio. E per concludere questo territorio ci mancano quelle cose qua. E dopo procederemo sul versante sinistro. Quindi procediamo di qua. Ok ragazzi, siamo arrivati. Non so che posto sia questo. Mamma mia, Ivor oggi davvero, eh. Ok, c'è qualcosa qui, poi. Ah, c'è un animale leggendario. E prima prendiamo i forzieri. 60 metri da sopra. E qua Ivor non sale, né? Infatti, che scemo. Eccolo, signori. Scusate. Andiamo a prendere l'altro. Ok, l'altro tesorino è qua, signori. E adesso ce la vediamo con questa belva selvaggia. Madre era sicuramente. Non ho capito, Ivor. Questo qua proprio non ha capito quanto ha a che fare. Questa lancia, ragazzi, come li facciamo male? Proprio come poche cose al mondo. A posto, signori, più facile di così. Ok, falce d'ossa, falce abbiamo, ci hanno dato. Molto bene, sconfitto in meno di un minuto, ragazzi. Penso che sia un nuovo record. Vediamo mappa. Qua abbiamo fatto, signori, questa è un'altra zona. Questa è un'altra zona. Qui non possiamo andare, dobbiamo andare alla fine. Adesso procediamo per quelle cose qua. Anzi, prima qua. E poi ci scendiamo dalla scogliera e facciamo queste. Ci teletrasportiamo e ci vediamo lì. Ok, siamo a destinazione, ragazzi. Madonna mia, il Caire. Madonna mia, aiuto, ragazzi. Pensavo non li avessero messi. Dio signore. Dio mio. Ne ha spostata anche uno. Vediamo se è facile, ragazzi. Ho impestatissimo come nelle altre regioni. Sapete che io questi li odio. Come odiare, boh, non so, odiate... Boh, non sono paragoni. Ragazzi, ce l'abbiamo fatto un'ora e un quarto. Ce l'ho fatta. Sempre una cosa che odio, questi Kairan qua li odio con l'anima, con tutta l'anima, non mi piace, una parte del gioco che detesto. Comunque procediamo, dai Eivor, che non me ne frega ancora, adesso lo butto giù appena ti giri. Andiamo qua, signori. Spiriti oscuri tormentano questa terra. Ok, la terra dei troll, ragazzi, come sempre, vediamo se c'è una freccia, sì. Non ci vedo da qua. Anche così, ho sbagliato anche a sparare la freccia. Saliamo, vediamo se dall'alto ho una vista migliorata. Direi proprio di no. Da qua scendiamo. Vabbè, dai, andiamo giù. Ok, sono un mostro. Ah no, forse no. Che cazzo. Ragazzi, mi ha caricato. Vabbè. Ragazzi, sono morto prendendo il teschio, ma me l'ha data per buona, ma ho caricato il salvataggio, mi ha fatto spawnare, come avete visto, nella fossa. Quindi diamola per buona, non me ne frega niente. Prendiamo questo adesso.
qui ce n'è un altro, ma sopra ce n'è uno. Come lui non c'è nessuno. Esatto. Molto bene. E qua abbiamo fatto. L'ultima cosa che ci resta in quel territorio qua prima di partire con la nostra barchetta è quel guerriero qua. Quindi ci rivediamo da lui, signori. Bene ragazzi, siamo arrivati dal guerriero. Eccoci signori, dobbiamo sconfiggere questo guerriero, ragazzi, andiamo a parlarci. Guerriero del mare, hai vissuto qui molto a lungo. Ho invocato Njord, signore del mare, fino a farmi sanguinare la gola, ma ho avuto solo pesce e poco altro per sopravvivere. E ora sei giunto tu. Perché ti lamenti di Njord in tal modo? E cos'ha a che fare con me? Ho deriso gli dèi. E per punizione sono stato gettato in mare. Thorgest mi ha creduto morto e ha salpato verso la leggenda. Il vecchio re di Dublino, quel Thorgest. Ti prego, concedimi il freddo abbraccio di Njord. Io non riesco ad abbandonarmi alle onde. Mi darai una morte onorevole. Questa notte certo, combatterò con te. Marini. Non ti sarà facile. Devo meritarmi questa morte. Non preoccuparti che so già... Ho sbagliato tasto, ragazzi. Ah, no, non stiamo ancora combattendo, scusami. Dimmi tu quando sei pronto, con calma. Questa morte è per Njord. La tua morte. O la tua, se cadrai prima. Certo, vieni, vieni qua. In forza. Se ce la fai a venire qua magari ti butto giù dalla scogli... Dio che basta. Dai vieni qua su. Non si avvicina Non si avvicina il socio. Mi ricorda le battaglie al fianco di Thorgest. Era buttarlo giù dalla scogliera, ragazzi, ma non se lo lascia fare. Proviamo. No, per poco. In ogni caso è morto, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, balliamoci. Fu un pescatore a dirmi che avrei riposato vicino al mare. Ma sappi che c'è un altro membro dell'equipaggio di Thorgest ancora in vita. Ok ragazzi, dobbiamo trovare anche il secondo membro. Confermiamo l'uccisione. Se me la fa confermare il caro Eivor. Ok, vi dà l'ascia giustamente e se la riprende. Ok, anche lui è fatto. Qua c'è qualcosa da prendere a 60 metri. Lì. Proprio qua sotto, mi raccomando, dovete avere l'abilità che io ho assegnato al numero 3. Se no, non riuscite a prendere nulla. Eivor, scendi per favore, per Dio. E cos'è che ci sarebbe? Raccogli. Ok, abbiamo raccolto un opale. Ma serio? Vabbè, c'è ancora qualcosa di... No, c'è ancora qualcosa lì, Eivor. Raccogli. Ok, perfetto, mappa del tesoro ottenuta. Bravissimo Eivor che mi esce fulmineo. Abbiamo qualcosa a 50 metri, andiamo a controllare, signori. Eccolo qua. Molto bene. No, c'è ancora qualcosa, c'è ancora qualcosa qui. Eivor, please. Prendiamo e torniamo in super face. Ok, perfetto. Qua siamo a posto, ragazzi. Siamo a posto con tutto. Mancano una, due e tre. Tre razzie con l'equipaggio. Quindi partiamo da qua.
Ok, questo era uno dei posti da razziare che non potevamo prima. Adesso possiamo, signori. Ovviamente i nemici sono respawnati. Il lupo mannaro è più cattivo e violento. Se stai fermo, però mi gradirei, gradirei di più. Non muore, Alleluia. Ok, il lupetto è fatto, ragazzi. Ok. Molto bene, e il tipo è andato. Andiamo a prenderci il tesoro, ragazzi. Forza, andiamo! Abbiamo finito! Ottimo, scorte per l'avamposto commerciale, signori. Ce ne andiamo. Non devo mangiare quel fungo, lo sapevo. Adesso prendiamo il comando e il nostro prossimo obiettivo, signori, se mi fa aprire la mappa, è qua. E poi procederemo con l'assalto finale all'abbazia. Eccoci qua al nostro secondo obiettivo, signori, e lo razziamo. Eravamo già stati nel primo gameplay, signori, qua, e non potevamo ovviamente prendere tutto perché servivano i nostri uomini. No, basta, non ne ho un'altra abilità. Il socio è andato. Ok. Ehi, allora, vieni qui ad aiutarmi. Qualcuno che mi dia una mano. Con calma, eh. Ok, abbiamo preso le scorte per l'avamposto commerciale, signori. Qua, no, non mi fido a mangiarlo. Ok, procediamo con l'ultima razzia, signori, qua all'abbazia, di Clonter, qua. Andiamo, signori. Bene, signori, siamo in vista del nostro obiettivo. Adesso viro. E razziamo. Allora, non ho selezionato le cose da prendere, però cominciamo con 1, 2 e 3, signori. Ho tuffato in un metro d'acqua, Evo. Per piacere, via, che devo andare a razziare, via, via. Non è qua, mi sembrava qua, ma no. Ma mi scusi lei, ma che cazzo crede di essere? Ma poi come faccio a calpestare se si mette lì? Mi scusi lei. Non me lo fa. Si sposta la visuola.
Ok, mi date una mano a aprire qua. Qua c'è bisogno d'aiuto, ti rianimo io, caro. Ci mancherebbe. Mi aiutate però voi a aprire il forzerino. Ti sposti che si è buggato Eivor. Grazie, gentilissimo. Apriamo qua il forziere. Datemi una mano. Se qualcuno mi dà una mano, gentilmente. Con calma, ma con calma. Ok, 60 metri, vedo qualcosa a 60 metri, mi ci fiondo, ragazzi. Quindi qua dentro. Anche qua serve qualcuno che una mano qui. Mi dia una mano, ma non c'è nessuno. Ma forse che arrivano, te, non ci credo per una volta. Ce la fa qualcuno arrivare qua dentro? Non posso farlo da solo. Grande, arriva, ce l'ha fatta. Bene, anche qua le scorte le abbiamo prese. Adesso procediamo con quelle altre cose qua. Che cos'è? Quanti sono? A volte non te li calpesta, non so come mai. Ma questo qua? Ah, pensavo si spostava anche nella contromossa. Adesso chi è? Dio? Capoguerra, qui fa una brutta fine adesso. Ciao bello. C'è ancora che tenta di far qualcosa. Comunque 17 metri. Ah, qui, forza apertura. Dammi una mano, qui. Qualcuno che arrivi, please. Che arriva forse, grande. Grande la socia. Grande sister. Mi apri, please, grazie. Gentilissima. Adesso procediamo con le altre cose che mancano. Sono un po' di roba, ragazzi. Sembra ma... ecco. Sembra ma... è tanto, tanta roba. Qua. '44, '34, '41. Andiamo a vedere. Ehi, vieni qui! Grande. Dovevi andartene. Motore d'argento. Grazie per questa visuale contro il muro. Questo cosa ci faceva? Qui lo sa lui, va bene. Ok, abbiamo distrutto il tipo qua. Ah, qui c'è un tesoro. Poi, qua sì, ti do una mano. Ovvio. Un attimo che arrivo. Benissimo, razzia completa. Ma c'è ancora qualcosa qui. Qua sotto io pensavo effettivamente che c'era un passaggio dalla chiesa, invece no, da qua vediamo. Ok, molto bene, però manca una ricchezza che sarebbe dove? Ah, qua signori, certo, dobbiamo razziare anche qui. Quindi andiamo a razziare qui per concludere il tutto, signori. Ed eccoci, signori, al nostro ultimo obiettivo. Adesso procederò a razziare. E a concludere così il territorio del Conant, signori. Vediamo.
Molto bene, rimane lui. Ok, andiamo a prenderci il tesoro, signori. Ti prego, aiutami. Molto bene, signori, uccidiamo tutti. Va bene, con l'arcobaleno sullo sfondo, signori, io vi mostro che... Ho sbagliato tasto. Che nel Connat siamo a posto con tutto, sia con le ricchezze, i misteri e i manufatti. I prossimi video vedremo se passare nel Met a Dublino oppure fare direttamente il territorio del Ulaid, che è molto grande. Magari faremo il territorio del Ulaid diviso in due o tre parti. Comunque niente, iscrivetevi per non perdere appunto i prossimi video. Mi raccomando un bel mi piace. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao!